In agitazione i titolari delle scuole guida, questa mattina manifestazione di protesta dinanzi alla sede della motorizzazione civile di Salerno. Nel mirino le nuove linee guida indicate nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritenute particolarmente gravose per la categoria. Al sit-in era presente anche il presidente di Unica, il consorzio sindacato che raccoglie il 90% delle autoscuole della provincia di Salerno, Antonio Anastasio. I manifestanti hanno chiesto al governo di ascoltare le loro proposte, forte il loro dissenso contro le nuove disposizioni per lo svolgimento degli esami teorici di guida. Saranno trasferiti nuovamente, si legge nel testo, presso le aule della motorizzazione che dovranno essere rimodulate e riorganizzate per fronteggiare l'emergenza Covid-19 o in alternativa presso aule pubbliche esterne ancora da individuare e da convenzionare. Le autoscuole chiedono di poter far sostenere le prove d'esame dove si sono sempre tenute, cioè presso le proprie autoscuole, nel rispetto chiaramente delle norme di sicurezza sanitaria, anche perché dicono gli allievi sono gli stessi che frequentano le lezioni.